Fatto lo scherzo funziona? No, non funziona. Tu mi senti? Io ti sento, tu mi senti? C'è sempre questa cosa qui che sembra che sembriamo due proprio che arrivano, non hanno mai usato lo strumento. Mi senti? Mi come due. Vabbè, cioè ogni volta c'è. Cioè, perché non facciamo mai un'apertura come si deve? Ciao, buongiorno, buonasera. No, invece... Sì, no, se... tu, siamo, siamo tutti ingessati, invece... Questo oh, è... Tutto ingessato. È il nostro format dara. che si chiama... Eh, no, aspetta, facciamo così, facciamo così. Adesso io faccio il, il, il corso con la voce. Tutto, 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 tu, 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 capito? Come se fosse... Aspetta, eh. Buongiorno, bentrovati, Luca Tremolada, buongiorno Andrea Gianotti. Buongiorno, buongiorno Luca, buongiorno a tutti. Siamo su Ascanio, tuttu, 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 buongiorno tuttu, 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 Bravo, video eh, ah, eh, 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 di osservazione. Esatto, eh, quindi stiamo andando benissimo oggi di che cosa ecco, è Oggi di che cosa parliamo oggi parliamo di video generati dall'intelligenza artificiale. Molto bene. Quindi avremo avremo eh, sostanzialmente Sora, sicuramente, Luma, che è la grande novità, e il grande concorrente. E poi facciamo vedere delle cose di V2A, che è un esperimento di DeepMind di Google per creare le colonne sonore dei video. Hai capito? Un sacco di roba ci abbiamo da fare. Sarà Ma bello. prima di iniziare, la sigla. che a farla andare per tre volte di seguito, la figlia, a vedere a, qua, a, che punto, a che punto ti cominciavi a innervosire. Vedo no, stato... no temo tempo ci sia un problema di, di sottofondo, magari con, con le schede sì. che abbiamo aperto, diciamo, nel senso che noi adesso diciamolo e riveliamolo per coloro che... Ascoltano, cioè, noi sotto abbiamo delle schede aperte che sono le cose che dobbiamo mostrare, nonostante questo sia scanio ed è tutto improvvisato senza scaletta. Dobbiamo mm. necessariamente, un minimo, tenere le cose aperte sotto. E non vorrei che queste, consumando troppe risorse, perché parliamo di video, possano impallare in qualche modo. Eh, diciamo, però, eh, sì, anche no, no secondo me invece no. sta andando bene. No, allora, cosa, allora, cominciamo da Soga. Cominciamo da Sora. Sì, d'accordo. Allora, comincerei da sola facendo vedere una delle presentazioni più sorprendenti che è stata eh, mostrata. Qui siamo a Vivatec. Vivatec è una fiera di tecnologia che sta in Francia, che è diventato realmente forse il momento più... Eh, di, di, di maggior richiamo per i giornalisti di, di, di scienze e tecnologia perché, insomma, arrivano da tutto il mondo per mostrare delle demo. Quindi, questa è una demo di eh, OpenAI. Sappiamo che Sora è un text to video, per cui scrivi una, nel prompt una breve descrizione e hai dei, dei video. Prima, questi video, insomma, almeno quando è stata lanciata alcuni mesi fa. Duravano massimo un minuto, ecco, massimo un minuto, anzi molto meno. Questa è la eh, dimostrazione di pochissimi mesi fa. Vado, vai. Sora è il nostro modello di diffusione model che è in grado di generare video da una semplice prompt. E a questo punto è ancora una preview. Quindi lui sta dicendo con questo accento francese, però insomma, una scena di Parigi durante il 1889 l'esposizione Universale: Gente Felice che Castiglia, lui ha una Eiffel all'orizzonte. Ecco. So this is all coming out of the model directly, no edits. The only edit we, we made was actually just to add some sound uh, on top of it. But this is really magical to experience uh, uh, these, uh, these frames. But now, what if we want to take this video but do something quite interesting with it? What if we want to create a script to narrate what's happening on those e, la giunta, eh, so The la first time un here un is that I'm a so here we are, scenario, we have six lui And what I'm going to do now is I'm going to frame frames to GPT-4, e in real GP4 time, behind the scenes. This is the code I'm going to be running. So I'm going to be saying, "Hey, you are a history professor." You'll be given a series of images, and I would like you to narrate those. And I'm simply taking all of the uh, all of the images that we are, uh, that we're showing on screen, sending that to GPT-4, and streaming the responses back. So, again, this is happening in real time. So let's see what uh gpt will come up with video. for that story. And here we go. So that's a story completely generated on the fly using our vision capabilities in GPT-4. And now like what if I want to go one step ahead and what if I would like to share this video but this time bring it to life uh, with some audio to share it more broadly well you know you can use our text to speech uh, voices that we offer in the api it's like a handful of voices in the api but a few weeks back we also previewed our voice engine model and um, the reason why we preview these models as we're doing research is to really uh, engage with like all of the stakeholders and kind of show what the technology is, uh, is good at and engage with trusted partners to see like and, and, and gather feedback from them along the way so here I wanted to show you a quick preview of what that could look like um, here for the voice engine. So I'm just going to record a little bit of a sample here of my voice and, and see what comes out uh, for the narration. So let's take a look. Hey, so I'm very excited to be on stage here at VivaTech. I've been meeting some amazing founders and developers already. Um, I'm uh, very uh, excited as well to show them some live demos and how they can really apply like the OpenAI technology and models in their own products and businesses. All right, so I think that should be good enough. Hey, so I'm very excited to be on stage here at Perfect. And now the last step is that like I'm going to share um, this audio sample with the script that we created over to uh, text to speech, and we'll bring everything together for our modalities to experience this uh, history lesson. clona la voce e la performi in narazione during the 1889 Exposition Universelle uh...

Ha descritto quello che c'è. Are you using Google Ads for Google Analytics? Ah, finito. Okay. Cosa dice? Impressiona eh, È cioè, allora, impressionante perché eh, ha fatto so, un, un documentario. Cioè, ha fatto un, un mini documentario di, di pochi minuti e l'ha fatto in diretta. Secondo quanto dice lui, eh, poi non so quante volte si siano attrezzati per farlo, quanto sia un ambiente protetto, però diciamo una demo ben riuscita, perché quando poi la fai diciamo così, in diretta dà sempre l'impressione eh, che sia facilmente riproducibile. Poi in realtà sappiamo bene che non è mai così facilmente riproducibile e che i risultati non sono mai. Eh, al primo tentativo, così buoni come quando vengono mostrate sul palco, però insomma, certamente le potenzialità dello strumento ci sono. Sono, sono molte, insomma, è molto significativo. Non viene detto quanto costa, però, eh, quello è un quell altro <ride> ah. problema. Qui invece, dove siamo? Siamo dalle parti di Luma. No? Esatto. Machine Dream, Dream Machine è un, il concorrente di Sora. Come vedete, noi prima di collegarci abbiamo caricato due immagini per cercare di farvi vedere come funziona. Il servizio è tecnicamente gratuito, cioè entri dentro con, eh, come si dice, l'account di Google e eh, vi permette di creare eh, delle, delle, del text to video tipo Sora no? per cui cioè, promette quel tipo di realismo come vedete eh, mentre Sora non è disponibile in Italia questo è già disponibile però insomma sono gran attese perché qua mi, vedete c'è scritto è stato creato 13 minuti fa cioè da 13 minuti che siamo in attesi qua siamo a 16 minuti tu quanto tempo ci hai messo? Eh, più o meno per fare un, un video questa mattina circa un quarto d'ora eh, ma poi, allora, fine a, Possiamo iniziare a far vedere, eh, diciamo, le potenzialità. Tu. No, ma le potenzialità, insomma... Cioè adesso, ah, prima eh, le potenzialità, allora, sì, aspetta. Come... Le potenzialità, facciamo allora, vedere... guarda, questo. guarda, ce l'ho io nella mia scheda aperta. nella mia scheda. Allora, perfetto. questi sono i meme che sono usciti con il lancio di Luma. Okay, esatto, vai. sono i meme, praticamente qua si, si tratta da immagini di meme famosi nel mondo e il, il, dati in pasto a Luma, Luma ha creato dei brevi video effettivamente in seguito, no? in seguito sostanzialmente che cosa succede partendo da quello questo l'hanno visto tutti, adesso ho tolto l'aria lui che Francesco. si gira, che piace la signorina che vedi prende la esatto, la Voi ragazza la bambina la... e la fiamme Insomma, tutti noi abbiamo visto decine e decine di volte questi, eh, questi miele ho visto, online. Eh. Cioè, non hai mai visti perché sei... Dai. Questo cos'è? Quello del bambino. Ah, cioè, cioè, no. No. ah sì, questo che balla lo vi... ma guarda quello dietro. Eh, è fatto così. Alcuni sono veramente inquietanti. Alcuni sono veramente inquietanti. No, insomma, gli, questo, gli, gli esatto, ah, esatto, oh, esatto. Oh, yeah. cioè, questo è diciamo, il, il risultato. Io questa mattina, prima di iniziare, ne ho fatto uno aspettandomi che il risultato fosse sostanzialmente abbastanza simile a questi. In realtà, come adesso vi faccio vedere, non è che proprio ci avviciniamo tantissimo. Cioè, Qual era il prompt? Innanzitutto il eh. ah, prompt era questo. Io ho preso il frame di. Roberto Baggio che calcia il rigore mondiale del 24 lo, lo condivido eh, è con, non è, ah no lo devi condividere non. te, che cosa condivido? È questo qua Eccolo qua. Questo qua. quindi Roberto questo. Baggio penalty kick is going to score a goal cioè eh, Roberto Baggio cos'è che gli hai detto? ho detto che Roberto Baggio allora in pratica l'immagine si vede o si è fermato tutto? no si è fermato, si è fermato tutto, devi fare go back facciamo un bel reload allora, Eccolo. fondamentalmente ho, ho, ho dato in pasto l'immagine di Roberto Baggio nel momento esatto in cui sta calciando il rigore, parliamo dei campionati. Chiedendogli del mondo, di fargli fare gol, giustamente. perché chiedendogli di far far gol. Il risultato è abbastanza agghiacciante, nel senso che come, come vedete, un po' deludete, il campo diventa assolutamente sbagliato, le porte si ingrandiscono. All'alto vedete che c'è anche la porta, hai notato? Sì, c'è cioè sì, una, una porta sinistra che grande. non c'entra nulla, una porta piccola che diventa grande, l'arbitro che diventa improvvisamente un giocatore, insomma non è che proprio abbia continuato il la scelta. Il potere che sparisce. Il potere che sparisce, io mi sarei aspettato che come dire, continuasse pochi secondi, tiro, gol, l'Italia campione del mondo da lì a poco e eh, quindi sarebbe stata tutta un'altra storia. E invece niente, cioè, ci teniamo il record sbagliato di Baggio, ma questo ormai farà parte della nostra cultura per sempre almeno per quelle che hanno la nostra età insomma già un'età un po' avanzata quindi diciamo il risultato è stato un pochino eh, deludente quindi allora vi faccio vedere sempre, allora, se sei d'accordo visto che questo è un fail no, vi faccio vedere la prova che ha fatto il nostro collaboratore Marco Trabucchi la no? vedete? Sì. Sì, questa sì, è sì, l'immagine sì. che ha caricato No, quindi una, un corvaccio in bianco e nero e tutto quanto e guardate sempre su infodata il risultato finale adesso lo faccio partire per cui il corvaccio no arriva cioè le, le, anche qua però le dimensioni sono completamente saltate no il corvaccio diventa direttamente gigante un secondo dopo eh, e anche vedete le, le, le come si dice le, le ali sono spostate rispetto alla posizione del corpo per cioè, cui anche qui eh, va malissimo vediamo faccio vedere un'altra cosa aspetta vediamo se ce la faccio questo è sempre preso dalla, dalla sua e qua adesso cominciano a partire 40 pubblicità e noi le blocchiamo tutte allora questo invece ecco questa è la, la vedete la foto del, sì. della sciatrice sì, sì. No? No, della no, sciatrice sì. del cicloturismo del cicloturismo, della, sì. della Andiamo bene. va bene avete capito e questa è la ricostruzione Silvia Gottardi di cicliste per caso che percorre in bicicletta la strada del Cilento e questa già è carina no? si sì, dai ci sta no, qua ci stiamo abbastanza carino, no? E lui, insomma anche nella sua qua abbiamo una ragazza asiatica con i capelli corti che cammina sotto la pioggia Times Square New York no? qui vedete che cammina indietro e guardate la mano che roba ghiacciante effettivamente <ride> oh, aspetta, aspetta che la voglio rivedere la mano è, è girata Times Square eh. potrebbe essere tranquillamente Shibuya bene insomma, ho anche, anche il giambellino. Eh, ho anche il giambellino, bravissimo. No, vediamo se intanto nel frattempo eh, su Luma Dream Machine sia arrivata a qualche risultato. Ricordiamo che poi il format no, di Ascanio è che non ci, ci prepariamo in questo caso minimamente. No, Qui siamo no. create animation with di foto e siamo a 19 minuti e 22, no? Per cui, insomma, Ciao. non è andata benissimo. Direi. ci vuole poi bisogna lasciarlo partire poi dedicarsi un po' di tempo possiamo stare qui eh, 40 che... minuti a far ballare l'orso però insomma no. vedete bello cioè effetto wow secondo me nasceranno tantissimi di questi progettini qua no che non funzionano funzionano in maniera molto limitata e che insomma hanno dei problemi giganteschi perché o ci lavori tanto eh, tu quanto ci hai messo a fare questa cosa qua? 30 secondi ce l'hai messo. Ma neanche, ho trovato il frame giusto, così non ha giusto, gli ho messo una frase e l'ho buttata dentro lì. Così, tuistico, è proprio la classica approach tuistico che non funziona. Di quelli che poi dice: ma non va niente, esatto, due secondi, ma non funziona, non neanche voglio impegnarsi un secondo. La pigrizia allo stato puro. Allora, ultimo tool della giornata, facciamo vedere V2A. Dove, allora, questo è un articolo di infodata, no? Eh, allora, di Mind la divisione di Google dedicata allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Allora, qua era divertente perché finora si riuscivano a creare le immagini. Io Gianotti no, però gli altri bravi erano bravi a creare le immagini, però era difficile creare la colonna sonora, i suoni. In questo caso vedete vengono creati suoni per cui il prompt per l'audio è cinematic, thriller, oro, film, music, tension, ambient, foodset e poi passi. No, lo, lo vediamo? Proviamo a eh. vederlo. Dai, Bien. vediamo. passi non si sentono. È già finito eh, un po', po all'inizio col fruscio, allora, no, perché così adesso mi arrabbia, cioè, è già finito, eh, eh, allora, okay. riproviamo so allora, lo, so che lo eh. sentiremo per delle ore, però eh. Purtroppo, eh? lo so che staremo qui per delle ore a vederlo. No, aspetta, che ce n'è un altro, però non far così, allora riprovo, aspetta, rivediamolo. già qua, ci sono dei buchi nella parete. Eh beh, succede. La scarsa protezione. Qualche città italiana, mi ricordo. Niente, ricorda. niente, no, niente, non qua non si è sembra usciti di fondo, non so se tu hai fatto sci di fondo. È, è vero, era più da, è vero. Come dire? Allora, adesso vero. ne provo un altro. Aspetta, la tecnica eh. classica. Aspetta. Perché nell'articolo ne abbiamo più di uno. allora no devo ricercarlo mannaggia ho interrotto la condivisione se posso aiutare sì ma ce la posso fare eh? ma sì comunque ecco no, cioè, no. allora pronto vai allora condivido E ritorniamo qua, ok. Allora, vediamo un po' se riesco a, perché questo insomma non era niente di che. Ora vediamo queste qua che sarebbero le meduse. Vado sulle meduse, Vai sulle meduse, Jellyfish, pulsano nell'acqua vita marina, oceano. Via. bello dai, dai. Allora. questo è meglio secondo me no? ma ah, insomma allora jellyfish non sono così va bene cioè... jellyfish eh, non è che no si pente blu ma non ti è camoio, Luca cioè magari sei in un mare tropicale sono fatti Ho così capito. è perché così il mare tropicale cioè, a Sinago è così che ve lo immaginate se no. non l'avete visto neanche col non Lo vedete? Neanche, ma... abbiamo... No, va bene, non va bene. No, 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 non va assolutamente bene. Andiamo a vedere l'acqua. Allora, vediamo ancora se c'è qualche altro esempio. Anzi, andiamo direttamente sul si vede, si allora, si questo vede. è il. Allora, il prodotto è chiaramente sperimentale. Loro dicono: Questi sono tutti i video che hanno realizzato. No? Loro mm -hmm. dicono di non essere completamente eh, soddisfatti. <ride> questo è il funzionamento. No, o onesti, dai, onesti. Sì, esatto. Ma eh, e queste sono le ricerche che stanno facendo parallelamente. Per cui adesso vi faccio vedere questo per capire da che parte vogliono andare, no? chiaramente non sta suonando la chitarra. no? no. no non sembra che... E l'altro... E quindi... Cioè, così, un po' così. Ma così. Però insomma, interessante, cioè qua si stanno automatizzando tutto. no? Qui tra l'altro trovate su infodata tutte le prove dei tool che facciamo e tutte le cose che combiniamo. E però insomma, a questo punto il livello non è che sia, cioè, non funziona questa allora, roba qua. Eh, diciamo, cioè, voglio dire, vediamo un altro: qua, Probabilmente... questo col cowboy, questo col cowboy. Sì. vado. cavallo va storto il cowboy è bello e anche questo, il, è, il, è, anche il, questo è bello no? siamo un, un po ticciolo del cavallo però sì dai no, il cavallo è sformato no? il cowboy va bene il cavallo è arrabbiato si vede no? dalle orecchie però il, il riflesso e tutto cioè, insomma tutto quello ricentone è carino l'armonica no? È, è banalotta però funziona cioè, eh, ci, sta. ci sta, vedi che qualcosa si, si trova che è carino alla fine, no? Ma qualcosa che è carino si trova. Ma secondo me, adesso, come dire, siamo appunto in quella fase in cui boh, magari io e te abbiamo questo bias, per cui ci siamo abituati troppo bene a tanti rilasci, per cui ci aspettiamo che qualsiasi novità sia già a livello, come dire. Pronto per l'uso da parte del grande pubblico. In realtà, cioè immagino che dietro per riuscire ad arrivare a questi a effetti questi ci sia un lavoro enorme e che insomma eh, c'è solo da aspettarsi miglioramenti continui. Ecco. quindi ecco, Forse non arriveremo a produrre un lungometraggio nel giro di 12 mesi, ecco, mettiamola così, eh, però, però, eh. però eh, si comincia da un, sempre da un piccolo passo. Ecco. No, però l'altra cosa che dobbiamo dire è che noi tutti questi tool qua no, li utilizzeremo non in una chiave eh, come, come questa ma in una chiave eh, assolutamente proattiva per il corso, questo qua esatto. che non abbiamo mai parlato, no? Cioè okay. io e il dottor Gianotti, vedete, si vede cioè, e i journalism, no? Quindi cosa facciamo? Ci occupiamo del modulo di AI journalism e eh, le redazioni di infodata, l'A24, c'è cioè Michela Finizio, Luca Salvioli, insomma è un corso bellissimo, no? dedicato a giornalisti e non solo, dove noi fondamentalmente, Andrea, cosa faremo? Nel nostro modulo insegneremo gli Ah, cioè racconteremo e spiegheremo quelli che sono gli strumenti della produttività della professione giornalistica, racconteremo quello che sta succedendo nelle redazioni, racconteremo con tutta la gang di infodata che abbiamo riunita con i Blues Brothers no? per l'occasione tutto quello che sappiamo fare i, dai dati, cioè l'analisi dell'intelligenza artificiale per le inchieste giornalistiche. La, le eh, l'analisi dell'intelligenza artificiale per analizzare i dati l'analisi dell'intelligenza artificiale per scoprire le notizie tutte diciamo, le tecniche che potrebbero aiutare la nostra professione ma soprattutto l'obiettivo sarà anche quello di portare a terra nel modulo di AI Journalist delle start-up giornalistiche o editoriali o comunque delle start-up che lavorano con la comunicazione per cui mettere nella stessa equazione, le potenzialità dell'intelligenza artificiale generativa e non e provare a fare un po' di, di project man management. Cioè, cioè, cerchiamo di inventarci dei gruppi, delle start up, delle attività che potrebbero avere un, un successo immediato, cioè, vorremmo lanciare start up, corretto? Sì, eh, ov ov ovviamente questo è molto... Senza Comunque. mettere soldi, ecco, non mettiamo soldi. Perché non questo, soldi. Qua, esatto, questo qua, guardate, ne ne abbiamo, Però... ne, non mettiamo soldi, no? Però no. mettiamo a disposizione la capacità di project manager del dottor Andrea Gianotti, tutto il know-how di infodata, tutto quello che noi sappiamo sull'intelligenza artificiale, ricordiamo che noi abbiamo già lanciato... Con successo un po' di corsi eh, di data science e management e comunicazione, per cui insomma proviamo anche a, a portare a casa questo risultato. È suscitare è curiosità è suscitare curiosità. Cioè, noi pensiamo ci sia una prateria da esplorare, siamo come diciamo, i primi coloni americani che si avventurano in terre. Quindi esplorate all'Ovest e tutti noi ci, ci sentiamo così di fronte a questi strumenti. E, e quindi ci piacerebbe confrontarci con coloro che si iscriveranno a questo corso per uh, spingerli un po' nell'avventurarsi in questa prateria in maniera un po' più strutturata. Ecco. I moduli partono a settembre, no? Per cui tutto il corso parte a settembre, eh, il nostro modulo invece a novembre. Però uno può farlo staccati i singoli moduli oppure tutto il percorso. Nell'attesa, esatto. noi ci rivedremo prima di andare in vacanza. Tu, quando vai in vacanza? No, in agosto. Eh. Venerdì va per vedere il Tour de France, però solo perché c'è il Tour de France in Italia. Ecco, venerdì a vedere il Tour de France, però quello non è vacanza, quello lo fanno perché ti obbligano. No, che mi obbligano, sai che. No, per nessuno va bene. Ogni, farà ogni farà anno via. scrivo sempre su Infodata. Adesso, mi ah, sa che l'anno scorso non l'ho fatto, però, ogni anno scrivo su Infodata sempre il resocontone chi vincerà il Tour de France quest'anno. Ah, quindi, quindi, ci fai anche. Ah, no, poi abbiamo fatto anche la previsione sui. Sul... Ah, tra l'altro, nella previsione che ho fatto io con l abbiamo fatto anche su Infodata la previsione, io e Gianotti, su chi vincerà il. Esatto. Campionato europeo. Allora, io ho usato Gemini Advanced, e il dottor Gianotti invece ha utilizzato. Ehm, Com'è è andata con, a te? Allora, per me sta andando bene. Finora Cia GPT ci sta prendendo abbastanza anche perché tutti i risultati. Sono abbastanza. Ieri diciamo che ha salvato CiaGPT un gol al 98 dell'Italia, perché altrimenti saremmo avrebbe cannato clamorosamente la previsione però aveva previsto italia svizzera agli ottavi ed è quello che poi ci sarà Quindi il 29 ok, sarà la e okay. Il invece in invece eh, gpt lo proiettiamo anche aspetta eh. invece eh, mh, tengo video condividi schermo questo invece è l'articolo che avevo preparato con gemini advanced qui ci avevo messo dentro eh, opta analysis. Eh, per cui, insomma, le previsioni di opta eh, probabilistiche su chi arriva in finale. Avevo metto le previsioni su Italia Albania. Tutti i dati delle formazioni, tutti i dati sui calciatori, le, le scommesse di lottomatica. No, questo prima che partisse il campionato. Eh, L'Italia dice Italia campione in carica, squadra giovane, anche tutti i giudizi, insomma, per dargli anche un po' di indicazione. Insomma, il risultato era che le percentuali di vittoria della Francia erano 19,57% contro il 18,42%. Ok? Quindi il campionato, secondo Gemini Prolo, vincerà eh, la Francia, l'Italia... Eh, al 5% di vittoria, il 22% di, di probabilità di passare ai quarti, l'8% alle semifinali e il 5% alle finali. Per insomma bassina. Ecco da questo punto di vista: bassina, e comunque, però insomma, insomma, agli ottavi ci siamo. Agli ottavi ci siamo, ecco, per cui ci butta fuori la Svizzera la grande. Ci butta fuori la Svizzera la grande. Mentre eh, sul Tour de France ci dirai ma chi è che ci dice chi vince? Allora, io, se tu me l'avessi chiesto fino a pochi giorni fa avrei detto rivelazione Sepkus, che appena mm. io in famiglia ho detto questa cosa, si è scoperto due ore fa la notizia che ha il Covid e non parte per il Tour de France, quindi <ride> la Giambonisma perde. Sepp Cus, sono no. veramente uno lungimirante da questo punto di vista Allora, bene, linea, dai, diciamo che portiamo bene al Tour de France. No? No, il prossimo dai, anno non volerme, non ce l'ho con te, io ti, 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 ti adoro, no, Il prossimo anno noi dichiariamo in anticipo i tre ciclisti che prenderanno <ride> sì. o un incidente di bicicletta rotta o Covid. Queste sono le tre possibilità no, non, non partiranno neanche. Sì. Esatto, per cui, ora, quindi cioè, adesso rifai tutto, adesso rifaccio tutto. Quindi, aspettiamo di leggere l'articolo del dottor Gianotti su infurata con le grandi previsioni di vittoria di il dottor sotto che... chi vincerà il Tour de France secondo ChatGPT? Esatto. E anche secondo il, il, il dottor Gianotti che tanto vincerà Pogaccia a, a rama di Basse, proprio facile Ciò detto, noi salutiamo, ringraziamo e ci vediamo settimana prossima. Salutiamo, ringraziamo e ci vediamo settimana prossima. Tigla